La nostra insegna è di nuovo accesa. L'ordine è ancora più sicuro. E noi siamo pronti ad accogliervi ancora. Perché benvenuti al McDrive aveva un suono piacevole. Ma bentornati al McDrive avrà un suono bellissimo. Provate tutti i gusti di McFlurry. Con latte intero 100% italiano. Comodo, sicuro, McDrive. Buongiorno e buon lunedì, buon inizio di settimana amici di Radio Castelluccio, buon lunedì anche agli amici di Salerno Sport 24, Destinazione Sport, l'appuntamento delle 12 qui a RCS 75, Radio Castelluccio. Inizio a salutare ovviamente il mio compagno di viaggi, Lino Grimaldi Avino, direttore di Salerno Sport 24. Ciao Lino, buon lunedì. Buongiorno e buon lunedì a tutti, che sia una splendida settimana. Ovviamente questa quarantena sicuramente ha portato un po' di peso in eccesso, qualche movimento non fatto, e quindi ovviamente oggi ne parliamo con il dottor Emilio Pesce, kinesiologo preparatore atletico. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come dobbiamo fare con la forma fisica di Lino? Come bisogna fare? Questo ce lo può dire solo Lino. Quindi mi aspetto che mi dica qualcosa lui. Lino, a te la parola. Ma guarda, il dottore non è che sta molto bene, eh? Paro un bello vogliona, ma anche lui c'ha i suoi galetti in eccesso, l'ho visto di persona. Vai Lino, ti lascio la parola. Allora Francesco, iniziamo questa nella quale oggi c'è da parlare di tanto sport e soprattutto c'è da conoscere il dottor Emilio Pesce, che fa molto importante nella ripresa sportiva di un atleta. E prima di tutto, kinesiologo è una parola che non si sente spesso, quanto purtroppo, anzi, quanto fisioterapista. Dico purtroppo perché quando ci sono usciti lui ha storto un po' il naso. E Emilio, dici un po' di cosa si occupa la tua branchia della, diciamo, della ripresa dell'atleta. Allora, il kinesiologo innanzitutto è un dottore in scienze motorie che attraverso l'esercizio fisico promuove il benessere psicofisico della persona, che può essere normodotata o disabile. La kinesiologia si occupa fondamentalmente del movimento umano, che poi può essere applicata in diverse aree, che possono essere l'area sociale, l'area relazionale, l'area fisico-motoria. Quindi se parliamo in ambito sportivo, il kinesiologo si occupa di stare a contatto con gli sportivi e svolge anche la funzione di rieducatore a livello di infortuni. Sul fisioterapista, il fisioterapista fa parte della scala gerarchica, dove vediamo all'inizio vediamo il medico, l'ortopedico, il fisiatra, il fisioterapista, alla fine viene il kinesiologo. Se parliamo in ambito sportivo di una distorsione in fase acuta, quindi la classica distorsione che avviene ai calciatori, il fisioterapista attraverso le strumentazioni, quindi non voglio entrare in ruoli che non mi competono, quindi la TECAR, la ionoforesi, la TENS, quindi la cura più adatta, cerca di risolvere la fase acuta. Poi il kinesiologo attraverso la rieducazione cerca di far ritornare l'atleta, il calciatore di per esso, alla condizione per poter ritornare in campo. Quindi questa non potrebbe fare la non potrebbe fare non potrebbe far svolgere lo stesso percorso. Allora, dicevo, scusami, avevo il muto, Francesco è intervenuto. Dicevo, allora, il tuo campo di lavoro, sì, non collima con quello del fisioterapista? Assolutamente è no. È giusto? Assolutamente no, perché
Il fisioterapista si occupa principalmente di fase acuta, anche in ambito neurologico, quindi se parliamo di ictus, Alzheimer, patologie neurologiche, è compito del fisioterapista svolgere la fase acuta. Quando la patologia si è stabilizzata, subentra il kinesiologo attraverso la prescrizione dell'esercizio fisico, stimolare il soggetto a promuovere un'ottima qualità della vita. Quindi il fisioterapista si occupa solo di fase acuta e manipolazione attiva e passiva, quindi sono esattamente due professioni diverse con due albi diversi. Tu in pratica insegni a camminare? Potremmo... Non ti ho ascoltato. Dicevo, tu in pratica impari, insegni a camminare? Sì, il kinesiologo... Un altro che ha dimenticato come muoversi correttamente. Sì, il kinesiologo educa... È giusto? Sì, educa il movimento. Se vogliamo usare il termine giusto, è l'educazione al movimento. Quindi anche disturbi neuromotori, il kinesiologo potrebbe fare la sua parte per svolgere questa sorta di rieducazione funzionale. Quindi a tutti gli effetti il kinesiologo svolge anche, è un educatore al movimento. Una chiacchierata precedente che abbiamo avuto io e te in fase conoscitiva, ho capito che tu hai lavorato con molti atleti anche di un certo livello. Sì. Prima di tutto qualche aneddoto, magari, se ci sveli chi hai curato e magari anche dove. Francesco avrà da farti chissà quante. Lui è una persona molto curiosa. Allora, rispondo a Francesco. Io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare insieme al dottor Alberto Zovini, che diciamo è stato il mio maestro, quindi ho avuto questa grande fortuna di relazionarmi subito a contesti professionistici, quindi ho avuto esperienza nel Sora Calcio 2013-2014, se ricordo bene, e era una Serie B. Poi sono passato all'Isola Livi in Serie C2 e nel centro del dottor Alberto Zovini, che era un centro che è tuttora un centro di medicina dello sport, lui era responsabile del, diciamo, lo staff medico del Frosinone, quindi ho avuto questa grande esperienza di lavorare anche con giocatori di Serie A. Ad oggi ho fatto altre scelte, quindi mi ritrovo a Mercato San Severino e svolgo sia la professione di kinesiologo che quella di insegnante. Scusa, ma quindi insegni la tua professione, capito bene. Francesco, dimmi tutto. Che sicuramente avrai tante domande anche tu. Assolutamente sì, io volevo chiedere al dottor Emilio Pesce, si è parlato tanto in questo periodo di persone asintomatiche, poco invece di persone pauci sintomatiche, ecco, volevo capire anche a chi magari ci sta ascoltando, a chi magari ha sentito soltanto così di passaggio alla parola pauci sintomatico, la differenza tra sintomatico e pauci sintomatico, visto anche il periodo, insomma. Allora, in termini, diciamo, da campo, l'asintomatico è colui che non ha i sintomi, quindi casomai può essere affetto da Covid-19 ma non lo sa. Il pauci sintomatico lo possiamo definire, se facciamo un paragone, lo possiamo definire ad una persona che muore di infarto. Quindi purtroppo è un contesto dove la scienza ci offre la verità,
e la verità purtroppo non viene comunicata nel senso giusto, oppure comunicarla in che modo, perché vedo ad oggi, io non voglio entrare casomai in competenze non mie, quindi il test sierologico serve a vedere se ci sono infezioni pregresse, quindi andiamo a valutare lo stato delle immunoglobine e vediamo se c'è un'infezione pregressa o un'infezione in corso. Quindi ad oggi la televisione, che è uno strumento di comunicazione a tutti gli effetti, non ci offre la verità, e quindi viviamo in questo periodo di emergenza di coronavirus dove vedo che c'è molta fobia sociale. Ho definito le nostre mani come delle pistole, perché una stretta di mano può uccidere in questo momento. Quindi ci troviamo di fronte ad un contesto dove non sappiamo la verità, quindi è difficile anche per il virologo, per l'epidemiologo, per il medico stesso che si trova in ospedale con un soggetto affetto da Covid. Quindi bisogna solo continuare ad applicare la ricerca scientifica, anche perché a me in termini di allenamento mi piace definire l'allenamento un misto tra arte e scienza. Quindi la scienza fa parte della conoscenza e l'arte dell'esperienza. Quindi dovremmo fare la stessa cosa in questo periodo molto difficile, quindi metterci di fronte alla scienza e cercare di trovare la soluzione che si adatta a tutta la nostra popolazione, perché ogni soggetto può variare la propria struttura e la propria funzionalità. Non so se ti ho risposto a tutto. Assolutamente, Emilio, ti do del tu se me lo concedi, più facile. Ho visto ovviamente questo post pandemia, ma soprattutto durante la pandemia, molti atleti si sono dedicati ovviamente all'allenamento. Curioso, mi sono soffermato anche sull'allenamento di alcuni giocatori della Formula 1, di alcuni atleti della Formula 1 che per, insomma, correggimi se sbaglio, allenare la zona della gravità, no? Perché loro sono sottoposti, insomma, a curve, contro curve a velocità elevate, praticamente facevano un allenamento specifico zona del collo, quindi venivano trainati a destra e a sinistra proprio per mantenere questa cosa. Insomma, ogni sport ha avuto la sua difficoltà, mi riferisco ovviamente agli allenamenti per quanto riguarda la ripresa. Allora, se mi parli di un pilota di Formula 1, il pilota di Formula 1 ha uno stress a livello del rachide cervicale quando porta la propria vettura, che è molto, uno stress molto importante, quindi si possono effettuare degli esercizi sia di rinforzo della zona del rachide cervicale sia di decompressione, perché un pilota viaggia a 300 km orari, quindi a livello psicosomatico c'è un grande stress. Quindi non voglio dire che gioca con la propria vita, però c'è il rischio anche del pericolo di morte. Quindi il pilota di Formula 1, se mi parli di stress sia della rachide cervicale che uno stress emotivo, sono molto d'accordo con te su quello che hai detto. A Salerno, Emilio, ormai siamo abituati, insomma, ad avere giocatori lungo dei genti, l'ultimo appunto è Mantovani, che non riesce a riprendersi nonostante un intervento che ha fatto, diciamo, quasi un anno fa. Ti volevo chiedere, appunto, tu che sei uomo tecnico e tra virgolette di campo in questo settore, perché molte volte si aspetta, o meglio si ritarda l'intervento di un giocatore? Per esempio, conosciamo tutti il problema che ha Yallov, però ovviamente si sta aspettando forse troppo tempo, insomma. Lui comunque sta giocando con un infortunio grave. Sì, questo ma è un problema di quasi tutte le squadre di Serie A, perché allora partiamo dalla valutazione funzionale. Quindi io valuto l'atleta,
in tutte le sue forme, sia a livello condizionale, quindi parliamo di forza massima, di forza dinamica massima, di forza esplosiva, parliamo di resistenza, quindi se io vado a valutare l'atleta in tutte le sue forme, sono capace di, io definisco l'allenatore un sarto che disegna su misura l'abito al calciatore, quindi se abbiamo delle ricadute sulla stessa zona, se abbiamo degli infortuni, evidentemente o vengono gestiti male i carichi di lavoro, perché purtroppo c'è la mentalità di andare sul volume, cioè ho fatto 3x8, 8x3, 5x8, 7x3, allora si fa l'allenamento in base a quello che mi serve. Chi mi dice che fare 30 giri di campo è meglio di farne 10? Allora io individualizzo, faccio un piano di lavoro in base ai test di sintesi del calciatore e cerco di tirar fuori delle soglie sia a livello metabolico, quindi parliamo di frequenza cardiaca, perché io sono abituato a testare l'atleta sia a livello meccanico, quindi mi parli di tempo, sia a livello metabolico di frequenza cardiaca, poi tirar fuori attraverso dei dati, dei grafici, un recupero individualizzato. Chi mi dice che Yallop non è in sovrallenamento perché ha avuto uno stress emotivo, ha avuto dei microtraumi a livello tendineo e non l'abbiamo valutato? Quindi io l'ho valutato Yallop all'inizio dell'anno, ad oggi Yallop è migliorato o è peggiorato? Perché se non abbiamo dei dati, abbiamo le opinioni. A me piace lavorare con i dati per il semplice motivo che l'atleta non, a parte il calciatore che è una razza un po' borderline, passami il termine, perché dobbiamo stare attenti alla vita mondana, dobbiamo stare attenti al successo, perché giustamente ti trovi in contesti dove è facile montarsi la testa e Balotelli ce lo insegna, quindi non è che abbiamo bisogno di scuse. Però abbiamo valutato Yallop. Quando salta da terra nella parte esplosiva reattiva, la qualità del sonno di Yallop è una qualità del sonno profonda o è una qualità del sonno che altera la prestazione? In questo momento Yallop come sta? Se non valutiamo questo e pensiamo solo al risultato e poi siamo capaci di andare in escandescenza e dire l'allenatore non è bravo, abbiamo fatto delle scelte sbagliate, allora basiamoci sulla scienza, basiamoci sui dati, sulle opinioni. Allora Yallop dovrebbe fare innanzitutto degli esami strumentali, non so cosa li ha fatti, capire attraverso un esame strumentale come la bioimpedenza, che è un esame con degli elettrodi che ci valuta la composizione corporea, quindi parliamo di massa intra ed extracellulare, parliamo di reattanza, qualità dei tessuti. Può darsi che il metodo adottato su Yallop non è funzionale alla sua struttura e di conseguenza, come dico a tutti, la pasta a me fa ingrassare, la pasta a te fa dimagrire, e la pasta fa ingrassare o fa dimagrire. Questo è il problema di oggi, che ognuno di noi funziona in termini diversi, quindi dobbiamo anche analizzare il lato cognitivo comportamentale di altri. Perché non dare il dito, ti sei sempre fatto male, allora che facciamo? Facciamo muscoli, facciamo Voltaren, come faceva Batistuta, che ad oggi si ritrova in uno stato psicofisico disastroso, quindi la sua qualità della vita è molto peggiorata. Allora, se andiamo a valutare Yallop in tutte le sue forme, forza esplosiva reattiva, valutazione posturale, può darsi a uno scompenso posturale, quando corre aumenta la disfunzione di movimento e accelera quei processi di microtraumi che poi ti portano ad una lesione. Emilio, a proposito di problemi posturali, mi è fatto venire in mente una cosa. Qualche anno fa il Milan voleva comprare un giocatore, era un difensore, adesso non mi ricordo il nome, era già quasi tutto fatto, però durante le visite mediche gli trovarono dei problemi ai denti e quindi saltò tutto l'affare, perché si diceva che i denti fossero strettamente collegati alla schiena e quindi poteva portare un problema anche durante la corsa e durante l'evoluzione del giocatore. Allora ti rispondo dicendo l'ATM, quindi parliamo di articolazione tempo-mandibolare, ha un ruolo
importante sulla postura. Parliamo di diverse classi di ATM, l'ATM di prima classe, di prima e di seconda classe, che sarebbe l'ATM di seconda classe che si divide in varie categorie. Quindi, avendo una male occlusione, di conseguenza ho anche una postura errata. Ma come svolge una funzione importante l'articolazione temporomandibolare, la svolge anche la lingua. Quindi a livello stomatognatico il corpo umano è una vera e propria macchina. Quindi ecco, se ritorniamo al discorso di Allog e ricolleghiamo questo discorso che stiamo facendo adesso, possiamo dire che non abbiamo valutato l'atleta a 360 gradi. Cioè, quindi dobbiamo cercare un attimino di... Anche l'occhio fa la sua parte a livello visivo, perché il cervello ragiona in termini di stimoli. Quindi è tutto, a me piace dire, il corpo umano ragiona in termini di sinergia e di movimento, non di muscoli. Quindi sapere ascoltare il proprio corpo, lo stato emotivo del corpo umano, quello che ci richiede e quello che ci manca. Purtroppo l'ATM, come ben detto, svolge anche lei una funzione molto importante, sia a livello di stabilità che sia a livello di postura. Lino. A me la parola. Adesso parliamo un po' di sport, Francesco, che dici? C'è stata una settimana ricca di comunicati, tante squadre si sono date da fare e Mi soprattutto sento adesso che finalmente dall'audio di possiamo Lino, vedere un... Io vi sento bene adesso. ok, Sentite? sì, io ti sento male a tratti. Ok, dicevo che è stata una settimana ricca di comunicati. Quante squadre finalmente hanno muoversi per programmare la prossima stagione, e nella provincia di Salerno soprattutto sono state le basket e di futsal a muoversi. Questa è proprio l'Alma Salerno, la nostra amata squadra salernitana, Ci Granata, sono dei problemi audio, quindi ha iniziato a fare dei vi movimenti. invito un attimino ad uscire a rientrare, Mi sento bene. perché c'è un po' di confusione audio, sia Io vi sento Lino benissimo, che però. Lino. Vi sento bene, però. Ok, mi riferisco un attimino a Emilio e Lino, se potete rientrare e uscire in studio, perché ci sono dei piccoli problemi audio, c'è un po' di interferenza, quindi vediamo un attimino di risolvere questa cosa. È il bello della diretta, lo sapete ormai, ai tanti che ci seguono conoscete sicuramente i problemi di audio. È tornato Lino, attendiamo anche Emilio. Nel frattempo Lino, parlaci un po' di sport, no? Ecco, vi stavo dicendo che in pratica il porto della nostra provincia inizia a muoversi e già da un bel po' ho avuto tantissimi comunicati delle squadre sportive della nostra provincia, appunto, che hanno deciso di iniziare a programmare la prossima stagione. Non si hanno ancora i tempi, però si stanno iniziando a formare i roster delle squadre che affronteranno i prossimi campionati. Quali regionali, quali nazionali, come ad esempio la Givova Scafati, che sta iniziando a muoversi molto molto bene dopo aver messo sotto contratto il coach Finelli e anche mosso passi importanti per formare il roster del prossimo anno. Così ha fatto anche la Todis Salerno, squadra di basket femminile allenata da coach Aldo Russo, anche per l'anno prossimo sta iniziando a confermare quelle che saranno le cestiste della prossima stagione e proveranno a fare il salto di qualità. Ricordiamo che nel campionato finito a causa del lockdown in maniera anticipata, la squadra di Aldo Russo si era qualificata
alla fase post sì, non c'è stata. Ci sono tanti movimenti anche dalle squadre di futsal. Come adesso la Fed è stata fermata, ha fermato il proprio campionato, così come le altre. Era la sesta, se ricordo bene, e doveva giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia ed era lanciatissima verso la post season. L'Alma Salerno invece era ultima e quest'anno il presidente Marco ha deciso di fare un passo in più e riuscire a magari ad abbandonare questa ultima posizione come quella della scorsa stagione. Ricordiamo che l'anno precedente si era salvata attraverso il playout, se ricordo bene, e quindi mirare a un campionato un po' più tranquillo. Tranquillo non direi, perché comunque sta prendendo giocatori, vedremo veramente un bel campionato. Che dire più? C'è da ricordare che ieri c'è stato un importante evento regionale per quanto riguarda l'equitazione e il giovane quindicenne di Pontecagnano Faiano, Rosario Pio Peluso Gliorio, lo devo per forza leggere perché è un nome abbastanza lungo, ha conquistato l'argento nei B100. Poi ricordo anche ieri c'è stata una bella intervista sul sito, sulla casa web ufficiale Virtus Arechi Salerno di Pino Corvo, il DS della squadra salernitana. Ha assolutamente confermato quelle che sono le ambizioni del prossimo torneo per affrontare una stagione alla grande e cercare il salto di qualità. E inoltre, ultima notizia, c'è l'In Salerno, il team femminile, non ha avuto ancora il comunicato ufficiale, però la FIPAV ha deciso di integrarla al torneo superiore, quindi l'anno prossimo troveremo un team femminile di Salerno nel volley nella Serie D. È iniziata alla grande quest'estate per l'Indomita femminile, che può festeggiare due integrazioni. Per noi sono due promozioni perché sono meritate sul campo, però insomma si va verso una stagione 2020-2021 che sarà la grande per tutto lo sport salernitano. E proprio oggi c'è accade qualcosa di importante. Francesco, lo dici tu? Così poi lo giriamo anche al nostro dottore. Oggi 6 giugno si ritorna allo sport di contatto. Bene sì, è una notizione questa, la sapevamo da qualche giorno, però po' come tornare a vivere. Qualche consiglio magari... Dimmi. Non so se mi ascolti, ti volevo chiedere qualche consiglio ai tanti qua, insomma, vogliono, ecco, già prenotare il campo di calcetto, vogliono già mettersi le scarpette, vogliono finalmente tornare a fare la partitella del martedì e mercoledì con i colleghi e con gli amici, insomma, ecco, non forzare subito, credo, no? Guarda, non forzare subito. Non forzare subito, a me non piace come termine, per il semplice motivo che l'allenamento è un all out, quindi è un tutto fuori. Quindi ritornando al discorso di sapere ascoltare il proprio corpo, è chiaro che se mi parli della partitella in famiglia va benissimo, cioè è chiaro che mi devo un attimino regolare, però parlando in termini a livello professionale su palcoscenici professionistici, bisogna sempre arrivare oltre il proprio limite, quindi capire che io oggi ho dato tot e domani riparto da quel tot che ho dato ieri per dare di più. Quindi se mi parli di una partitella in famiglia è chiaro che bisogna stare attenti, perché abbiamo avuto anche un periodo di sedentarietà dove chi è ingrassato, chi ha problemi fisici, chi ha problemi respiratori, quindi l'unica cosa che posso
consigliarti è quella di divertirsi, perché i principi dello sport è anche questo, è sapersi divertire, stare insieme e godersi attraverso lo sport quel momento di vita che stiamo affrontando oppure quello che stiamo facendo. Emilio, quando io ho avuto modo di collaborare con un noto marchio, insomma, americano, che sponsorizza anche tante squadre e tanti sport, mi fecero un po' di scuola per quanto riguarda pronazione e supinazione, quando bisognava anche consigliare un determinato tipo di scarpe. Per quanto riguarda ovviamente i giocatori, ma anche tanti atleti, no? Spesso vediamo che alcuni giocatori tendono a tagliarsi i calzini perché indossano dei plantari particolari, delle calzature particolari. Quanto credi possa incidere sul recupero da un infortunio, o meglio ancora, quanto qualche consiglio sbagliato, ecco, possa minare anche la condizione di questi atleti? Guarda, ecco, parliamo di calzature, parliamo della posizione del piede. Posso dirti e mi posso ricollegare al discorso di prima della valutazione. Quindi, se io ti dicessi il piede ha la stessa funzionalità della mano, conviene mettere una calzatura che mi va ad opprimere la volta plantare, quindi non mi lavorano bene le dita, la deambulazione non è più la stessa perché ho una calzatura che mi compromette tutto il sistema motorio, quindi l'apparato locomotorio, eccetera eccetera. Quindi non serve assolutamente indossare calzature al piede. Se abbiamo un problema di postura del piede, parliamo di un piede piatto, un piede evertito, un piede prono, cioè ti posso dire che se il mio piede è funzionale a quello che devo fare, quindi io faccio il 100 metrista e ho il piede piatto, però raggiungo il risultato e non ho dolore, perché devo andare a mettere una calzatura che mi compromette tutto il mio adattamento a livello fisico? Esattamente, esattamente. È la domanda che anche tanti come dire, calciatori dilettantistici, amici, insomma, si ponevano in un gruppo in cui sto, quindi ho capito la tua. Guarda, il discorso è: io sento ortopedici, sento medici che mi dicono, o meglio, sento dire da loro la scarpa alta. Va benissimo la scarpa alta, ma perché io devo mettere la scarpa alta e portare un sovraccarico sulla zona lombare? Le donne, ad esempio, hanno tutte l'allucevalgo. L'allucevalgo svolge una funzione importante a livello di funzionalità del piede. Quindi perché dobbiamo mettere sui nostri piedi, nei nostri piedi, una calzatura che ci compromette tutta la funzionalità, sia a livello prestativo che a livello di benessere? Cioè, stare scalzi, i bambini preferiscono stare scalzi perché ascoltare con i recettori, i corpuscoli di Pacini, Merkel, Ruffini, quindi entriamo proprio nella fisiologia, vuol dire ascoltare il proprio corpo. Secondo te è sbagliato mettere già da gli africani, già da bambini, quelle scarpe, insomma, per farli apparire anche un po' più carini? Ma il discorso è: l'estetica in questo caso non conta, perché a me piace parlare di salute, cioè la salute. Vogliamo avere una vita più longeva, cioè se l'età media della popolazione si è abbassata, se vediamo gli africani e noi italiani diciamo stanno meglio di noi, guarda che fisico, ma quello non sta meglio di noi perché c'è il fisico. Quello sta meglio di noi perché si sono adattati già da bambini a camminare scalzi. Cioè è l'adattamento. Noi viviamo in un contesto dove tutto pronto e subito. A me piace definirlo l'atteggiamento tossicomane. Allora adattiamoci a mangiare
quando abbiamo fame e non per abitudine. Impariamo a capire che dobbiamo riposare, o meglio, dobbiamo dormire, perché influisce sulla qualità della vita e quindi anche in ambito prestativo. I calciatori devono dormire perché il sistema nervoso pulisce la linfa. Quindi la mattina mi alzo che sono riposato, non sono stanco. Iniziamo a capire che ognuno svolge il proprio ruolo e bisogna andare da ogni specialista per qualsiasi problematica o per qualsiasi patologia. Quindi è tutto un discorso che mettiamo nel pentolone tante cose, però non ne usciremo mai fuori. Ecco perché bisogna un attimino capire le scale gerarchiche, bisogna capire le competenze, l'area di competenza di ogni figura professionale, e accettare anche se uno è in disaccordo, perché se quella persona da professionista esprime questo parere vuol dire che ha le proprie motivazioni. Poi a me piace confrontarmi, valutarmi, programmare insieme un piano di lavoro, quindi l'unione fa la forza, come si suol dire. Quindi tutta questa ostilità che vedo tra professionisti, che no, io dico bene, tu dici male, basta vedere il Covid dove il virologo attacca l'altro virologo e non parlano la stessa lingua. Quindi concludo dicendo che la medicina è sempre stata metà tachipirina e metà aspirina, perché se io vado dal mio medico di base mi darà l'aspirina, se io vado dal tuo medico di base prendi la tachipirina. La domanda è: dottore, è meglio la tachipirina o è meglio l'aspirina? Invece nel mio lavoro si prescrive l'esercizio fisico individualizzato al tipo di problema. Non posso dire prendi quello perché quello ti fa bene. Può darsi che io non ne ho bisogno di quello che mi stai prescrivendo e ho bisogno di altro. Non so se ti ho risposto alla domanda. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. A margine di questo ti volevo chiedere, in un assetto sportivo, che sia una squadra, che sia un team, insomma, tu ovviamente potresti essere d'accordo o meno, ma vedresti complementare la figura del kinesiologo scritto CH e kinesiologo scritto con la K, insomma, mentre la kinesiologia opera nell'ambito delle discipline terapeutiche, insomma, come hai detto tu prima, il kinesiologo opera nel campo delle scienze motorie. Sì, guarda, io sono aperto a tutti i tipi di dialoghi. Bisogna costruire, non bisogna distruggere, quindi può darsi che unendo, ti faccio un attimo un discorso un po' che è un'utopia, però per rendermi, per essere chiaro, ti dico: unire le due discipline e vedere, o meglio, sarebbe più consono unire tutte le discipline e tirar fuori casomai da ogni disciplina un metodo di lavoro, quindi il metodo di lavoro che va individualizzato al soggetto che casomai ha una problematica. Quindi casomai il fisioterapista con il suo metodo può curare quel problema, come ho detto prima, e poi il kinesiologo con il suo metodo può rimetterlo in sesto. Quindi io sono d'accordissimo con te nell'andare d'accordo con tutte le figure professionali. Prima di chiudere, ovviamente, di ringraziarti, ti volevo fare una domanda per quanto riguarda, insomma, recupero degli infortuni, oppure magari anche un allenamento che sia precampionato, oppure come fanno tante squadre di top serie, insomma, gli allenamenti, quelli un po' più stagionali, che fanno ritiri nei posti più caldi, magari più freschi, giustamente, durante il periodo estivo. Tante squadre invece utilizzano dei metodi anche di ripresa che per noi sono abbastanza strani, o meglio, lavoro in piscina, lavoro sulla sabbia in spiaggia, addirittura in America, tipo i Galaxy, fanno degli allenamenti addirittura con l'agopuntura. Ti posso rispondere con un'altra domanda? Assolutamente. Allora, parliamo del calciatore, giusto? Sì, anche gli atleti, per esempio, di pugilato fanno delle agopunture sulle gambe. Allora, se parliamo casomai del calciatore, ti posso dire, se io mi alleno sul campo, perché devo correre per strada o perché devo correre sulla sabbia?
in quanto io la domenica giocherò sul campo dove mi alleno. Allora, non contraddiamoci, cioè, nel senso, se facciamo la rifinitura, una squadra professionistica la fa sul proprio campo, perché io durante la settimana mi vado ad allenare sulla sabbia oppure vado a correre per strada? Cioè, l'adattamento sta anche in quello. Ti posso fare un esempio mio personale, che avevo un'allergia a graminacee, come le classiche allergie. Presente. Una volta ti butti nell'erba, prendi l'allergia, te lo dico proprio in termini da campo, la seconda volta pure, la terza volta pure, la quarta volta ti sei adattato. Se andiamo a vedere Wim Hof, che è l'uomo del ghiaccio, lui va in Antartide spogliato, come se io sto parlando con voi adesso, come se non fosse successo nulla. Quindi l'adattamento biologico, l'adattamento tissutale, l'adattamento condizionale, cioè sono tutti fattori che ci permettono di poter andare avanti. Quindi le mamme ce lo insegnano, copriti che fa freddo, ma no, cioè fa freddo, mi adatto al freddo, no, non andare a fare allenamento perché piove, no, mi alleno perché mi devo adattare ai fattori esterni, cioè l'ambiente, cioè ecco perché se mi alleno sul campo ti sciogliato da bene, campo, mi devo allenare sulla sabbia. Come? Vox populi delle mamme, no, non ti sei asciugato bene, prendi il raffreddore. Cioè, allora, adattiamoci come ci adattiamo ad alzarci alle 6 la mattina, andiamo al lavoro, adattiamoci, cioè, piove, mi prendo l'acqua, ma l'essere umano è un animale isotermico, cioè si adatta facilmente agli stimoli, perché dobbiamo autoconvincerci di cose che non esistono? Devo mangiare perché se no svengo. Non mangiare, che tanto di fame non è morto mai nessuno. Cioè, nel senso, abbiamo le riserve di glicogeno, abbiamo tante cose. Il corpo umano è una macchina. Ecco perché è importante ascoltare il proprio corpo e tirar fuori quel qualcosa che ci fa superare i propri limiti. Perché se io resisto a fare 5 giorni di digiuno, non mangio, bevo solo acqua, facciamo i prelievi ematici con l'allenamento, e vedo un incremento della forza e della resistenza dopo 32 ore, ma io perché mi devo alzare la mattina e devo mangiare se ho appena aperto gli occhi? Posso capire se sei andata al lavoro o ti sei allenato, ma abbiamo mai pensato che noi ci svegliamo e mangiamo? Quindi si può correre anche a stomaco vuoto di prima mattina. Se hai una risposta tu. Come? Giusto. Si può correre anche a digiuno la mattina presto. Sì. Ma guarda, il discorso è l'essere umano è nato per vivere, non per mangiare. C'è un atleta che fa triathlon, che si chiama Brendan Bryser, che lui era vegano, quindi diceva maggiore l'energia che usi per digerire, minore l'energia che usi per vivere. Ci siamo mai domandati perché dopo pranzo ci viene un pochino il sonno e dobbiamo riposarci? La classica definita pennichella. Beh. Ecco, quindi no, papà, questi termini e anche pure un pochino. Ma dovevo dire. Chiaro. Bene, è stata una puntata veramente molto molto salutare, molto tecnica, insomma, le puntate che andrebbero fatte almeno una volta a settimana, perché ovviamente, come ha detto il dottor Emilio Pesce, dobbiamo imparare anche a conoscere il nostro corpo. Emilio, io ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Grazie a te. Ringrazio anche il direttore di Sano Sport 24, Lino Giamaglievino. Ciao Lino. Ciao a tutti e grazie dottor Emilio Pesce. Ovviamente continuate. Grazie a lei, direttore. Continuate a seguire la programmazione di Radio Castelluccio RCS75 e continuate a leggerci su Sereno Sport 24. Ciao e a sabato. La nostra insegna è di nuovo accesa. L'ordine è ancora più sicuro. E noi siamo pronti ad accogliervi ancora. Perché benvenuti al McDrive aveva un suono piacevole. Ma bentornati al McDrive avrà un suono bellissimo. Provate tutti i gusti di McFlurry. Con latte intero 100% italiano. Comodo, sicuro. McDrive.